Allora, iniziando da secundam secunde, abbiamo fatto la prima parte della Summa Teologica, poi abbiamo concluso la prima secunde. Ora stiamo per affrontare la secundam secunde. E se prestiamo attenzione alla sintesi che troviamo in linea in internet, vediamo che nella seconda parte, che è questa, la prima della seconda parte, dalla questione 1 alla questione 5, si fa riferimento alla beatitudine, e la beatitudine è l'obiettivo ultimo dell'azione, della vita, dell'esistenza. Altrimenti voi capite che dovremmo chiederci per quale mai ragione noi siamo qui in questo mondo, in questa vita. Trascorrono pochi anni, tutto fugge, tutto passa. Che senso possa avere effettivamente, togliendo, eliminando questo obiettivo ultimo, molto spesso la vita non ha senso. Non peraltro con il XX secolo si entra in quella che viene definita crisi esistenziale, una crisi esistenziale che aveva già investito il XIX secolo e aveva toccato in modo particolare le persone più istruite, quelle più culturalmente preparate, ma adesso, con i mezzi di informazione, mezzi di comunicazione, eccetera, sta prendendo e sta invadendo un po' tutti, e la crisi esistenziale si fa sempre più sentire. Detto questo, noi abbiamo visto che la beatitudine è il senso ultimo della vita e sono le questioni 1 e 5. Dalla questione 6 fino alla 114 della prima seconde, si sono trattati gli atti umani in generale, finalizzati a questa beatitudine. Ora, nella seconda seconde, che vedete un po' quando mai la finiremo, abbiamo 189 questioni, noi prendiamo in considerazione le azioni umane in particolare, sempre però in riferimento a questa beatitudine da acquisire. Perciò Tommaso introduce questa secundam secunde con queste parole. Dopo aver trattato in generale delle virtù e dei vizi, in generale, adesso le riprendiamo però in particolare, e delle altre entità che formano la morale, è necessario studiarle ciascuna singolarmente. Infatti, le considerazioni generiche in campo morale sono meno utili perché le azioni umane sono particolari, e qui è una tesi che ho sempre sostenuto io. Fino a quando noi e siamo partiti proprio, se voi vi ricordate, con quest'idea: vogliamoci bene, amiamoci, siamo tutti fratelli, si va bene, ma da un punto di vista morale queste sono affermazioni quanto mai generiche e non servono a nulla. Bisogna arrivare all'azione umana nel particolare, nel singolare. E allora riusciamo anche a capire che cosa vuol dire. Beh, vogliamoci tutti bene, amiamoci, è un po' la sintesi di tutto, ma che cosa vuol dire nel particolare l'azione che poi necessariamente ci porta alla beatitudine. Quindi, dice Tommaso, dobbiamo prima prendere in considerazione la materia specifica, studiando una singola virtù. Poi lo stato particolare degli uomini, perché c'è lo stato dell'uomo che è celibe o nubile per la donna, poi c'è chi si è sposato, poi c'è chi si è dato alla vita religiosa, poi c'è chi si è dato alla predicazione, poi c'è chi eccetera. Ognuno ha uno stato particolare, c'è lo stato del suddito e c'è lo stato invece di chi governa, del padrone e del servo. Insomma,
ci sono stati differenti. Prima dunque studieremo quanto riguarda gli uomini in tutti gli stati e in secondo luogo vedremo in particolare ciò che riguarda certi stati determinati. Si deve però, perché evidentemente ci sono dei doveri che riguardano tutte le condizioni umane, che sia uno re o che sia contadino, che sia prete o sia religioso, che sia papa o che sia quello che volete, ci sono delle regole, dei doveri che valgono per tutti. Poi valuteremo i singoli doveri nelle singole situazioni, nei singoli stati. Si deve però notare sul primo argomento che se noi volessimo trattare qui un metodo, una proposta, o più che altro proposta no, un chiarimento del proprio metodo, per cercare di non ripetere poi gli stessi argomenti troppe volte. Si deve però notare sul primo argomento che se noi volessimo trattare separatamente delle virtù, prima tratto tutte le virtù, poi tutti i doni, poi i vizi, poi i precetti, dice Tommaso, dovremmo poi ripetere le stesse cose più volte, riprenderle più volte. Perciò avremo un metodo più conciso e pratico se studieremo insieme nel medesimo trattato la virtù. La prima che noi adesso affronteremo sarà la fede. Virtù, il dono corrispondente, poi i vizi che si oppongono, i precetti corrispondenti, affermativi e negativi, e questo metodo gioverà a definire poi i vizi della loro specie, nel pensiero, nella parola, nell'opera, in riferimento alla fragilità, all'ignoranza e alla malizia. Ebbene, dopo aver ridotto tutta la morale alla considerazione delle virtù, tutte le virtù vanno ancora ridotte al numero di 7, le 3 teologali e le 4 cardinali. Poi ci sono le 5 virtù intellettuali, tra cui c'è anche l'arte, ma l'arte, diciamo, non fa riferimento, non riguarda la morale. Per cui le 4 virtù intellettuali che fanno riferimento alla morale sono la prudenza, la sapienza, l'intelletto e la scienza. E infine i doni dello Spirito Santo. Tutte le altre virtù morali si riducono in qualche modo alle virtù cardinali. A questa premessa di Tommaso io ho voluto aggiungere la premessa che trovo sulla Salani del padre Domenicano, dei padri domenicani che si sono occupati di quest'opera. E ho preso solamente questo. La morale per San Tommaso è tutta centrata sulle virtù teologali, fede, speranza e carità. È evidente che per Aristotele non era così, ma Aristotele era un filosofo, non aderiva né all'antica legge né alla nuova legge. Ora, è vero che ci può anche essere una virtù senza bisogno della fede, della speranza e della carità, ma per un cristiano tutte le virtù assumono una potenza, una forza, una dimensione qualitativamente di altro spessore nel momento in cui sono illuminate e alimentate da queste tre virtù iniziali, che sono specificamente doni dello Spirito Santo. Le facoltà superiori dell'uomo, intelletto e volontà, informate da queste virtù, sono all'origine di tutta la vita spirituale e ne orientano, stiamo parlando della morale evidentemente, e comandano lo sviluppo. E quindi per un proposito deliberato che la loro trattazione precede quelle delle virtù morali e cardinali. Ripeto, per Aristotele non era necessario questo passo. Partiva direttamente alle virtù che vengono trattate nelle due etiche. Esaminando attentamente la struttura dell'opera appare evidente che il trattato sulle virtù teologali apre la secundam secundae, così come quella della beatitudine forma logicamente la premessa di tutta la morale, non soltanto della prima, della seconda, ma anche della seconda, della seconda. Così che la divisione generale della seconda parte in beatitudine, questioni 1-5 e mezzi,
per il raggiungimento di essa, l'abbiamo visto prima, nella sintesi generale, non abbraccia solo la prima parte della seconda, ma per intero tutta la seconda. Soltanto che nella prima parte abbiamo visto questa prospettiva generale, nella seconda della seconda vediamo le virtù in particolare, e l'ha detto Tommaso, in che senso? In quest'ultima sezione l'autore studia prima le virtù che direttamente ordinano l'uomo a Dio, fede, speranza e carità, e successivamente esamina quelle che riguardano l'ordine dei mezzi al fine. Quindi c'è un fine ultimo che è Dio. L'oggetto di questo fine sono le tre virtù, ma ci sono poi i mezzi per raggiungere questo fine, e allora a questo punto si verranno a vedere le virtù morali e le virtù cardinali. Dunque, se fede, speranza e carità sono le prime tre virtù che devono essere prese in considerazione, e si dovrà partire dalla fede. Dovendo trattare delle virtù teologali, troviamo al primo posto la fede, poi ci sarà la speranza e la carità. E innanzitutto la fede deve essere vista in se stessa. E perciò dobbiamo innanzitutto indagarne l'oggetto, l'atto e l'abito. Poi valuteremo i doni corrispondenti dell'intelletto e della scienza, i vizi opposti, i precetti relativi a questa virtù. E in questo specifico, in questa specifica questione, noi trattiamo fede, oggetto della fede. E perciò affrontiamo già subito il primo articolo, che è fondamentale. Sembra, ma facciamo che leggerla non come obiezione, l'oggetto della fede è la prima verità. La prima verità della fede è l'oggetto della fede. Dobbiamo solo capire che cosa noi intendiamo per oggetto. E Tommaso fa riferimento a Dionigi, che scrive: la fede riguarda la verità semplice e sempre esistente, ma questa è la prima verità, cioè Dio. Come dobbiamo intendere questo rapporto conoscitivo? Tommaso ci dice che nel testo latino lui parla di habitus. Io preferirei usare una parola più vicina al nostro quotidiano. Utilizzerei un'altra parola, aggiungendoci una M. Nell'oggetto di qualsiasi ambito conoscitivo si devono distinguere due cose: la cosa che materialmente viene conosciuta, e in questo caso è Dio, e viene chiamato oggetto materiale, e la cosa per cui si conosce, cioè la ragione formale dell'oggetto. Perché io conosco, cerco di conoscere questa ragione formale? Per chiarire la conoscenza dell'oggetto. E a questo proposito Tommaso, io poi mi sono permesso di proporre una sintesi, ci fa l'esempio della geometria e dopo l'esempio della medicina. Guardiamo la sintesi. Ad esempio, nell'ambito conoscitivo della geometria, l'oggetto materiale, prendiamo un argomento, l'area del triangolo. Io, per conoscere l'area del triangolo e tutte le sue proprietà, devo avere delle ragioni formali, quali base, altezza, area, prodotto. Adesso devo sapere, è come quando vogliamo studiare latino e purtroppo c'è qualcuno che mi interpella e mi fa delle domande abbastanza preoccupanti, perché confonde il complemento oggetto con la parte nominale, il soggetto col complemento oggetto. E come faccio io a conoscere latino, che in quel caso sarebbe l'oggetto materiale del conoscere, se io prima non ho delle ragioni formali di conoscenza?
se io non so che cos'è in sé la base, che cos'è l'altezza, che cos'è l'area, che cos'è il prodotto, come faccio a parlare di area da rettangolo? Quindi la ragione formale per conoscere l'oggetto nell'ambito della geometria, che abbiamo definito area da rettangolo per farne un esempio, io ho bisogno delle ragioni formali. La stessa cosa vale per la medicina. Per definire la salute, che è l'oggetto nell'ambito della medicina, io devo sapere cosa sono gli interventi, le applicazioni, i farmaci, devo sapere qual è il sistema linfatico, il sistema circolatorio, il sistema nervoso. Tutte queste conoscenze non sono per se stesse, se no abbiamo solamente pura teoria, no? Pura e semplice erudizione, ma tutto è in riferimento a, cioè in riferimento alla salute. Che senso ha? Avrebbe la medicina se non facesse riferimento alla salute? Che significato avrebbe la geometria se non sapesse e non facesse riferimento pratico all'area del triangolo, al volume della sfera? Vedete voi, la stessa cosa capita per la fede. Qual è l'oggetto della fede? La prima verità è Dio. Ma per conoscere Dio io ho bisogno della rivelazione. E chi è che diventa garante della rivelazione? Dio stesso, che attorno a Dio poi specifica altre verità che fanno riferimento direttamente o indirettamente a Lui. Quindi, nell'ambito della fede, l'oggetto materiale è Dio, prima verità, e tutto ciò che fa riferimento a Dio, cioè la rivelazione, ci serve per conoscere Dio, altrimenti la rivelazione diventa una semplice ragione per fare dell'erudizione. Tanto molto spesso il teologo così definito ha delle conoscenze molto complesse, interessanti, approfondite, ma poi sostanzialmente a quel teologo specifico non interessa proprio niente di Dio. E come quando tante volte, specialmente quando eravamo più giovani, ma ancora adesso nei licei, quando si affronta una filosofia, molto spesso capita, perché a 16, 17, 18 anni tante volte non si è neanche sufficientemente maturi, si studiano i sistemi filosofici per conoscere Platone, per conoscere Cartesio, ma molto spesso c'è uno studio di erudizione per arrivare al voto, per arrivare a essere promossi e raggiungere un obiettivo, ma poco interessa a chi studia effettivamente il pensiero di Aristotele o di Platone o di Cartesio o di Spinoza o di Hegel o di Kant. Capite? Quindi per un credente invece, essendo la prima verità Dio, e poiché la beatitudine, ritorniamo nuovamente a 1.5, le prime 5 questioni della prima e della seconda parte, per arrivare alla beatitudine bisogna conoscere il fine ultimo dell'uomo, il fine ultimo dell'uomo è Dio, ecco che la rivelazione ci permette di conoscere Dio, e conoscendo Dio ci fa comprendere qual è la nostra azione corrispondente per conoscerlo, quindi nel momento stesso in cui lo conosco, poi amarlo e servirlo, e quindi assicurarci in questa prospettiva la beatitudine da cui siamo partiti. Dunque, detto questo, vediamo soltanto 2 o 3 obiezioni dove c'è scritto: oggetto della fede è quanto viene proposto per essere da noi creduto. Ora, ci viene proposto così non soltanto ciò che riguarda Dio, che è la prima verità, ma anche quanto riguarda l'umanità di Cristo, i sacramenti della Chiesa, la creazione delle cose. E dunque, oggetto della fede non è soltanto la prima verità. Sì, ma Cristo, i sacramenti della Chiesa, la creazione vengono conosciute sempre in riferimento e in funzione alla prima verità. Ed è questa poi la risposta, penso, di Tommaso: le verità riguardanti l'umanità di Cristo, i sacramenti della Chiesa e una qualsiasi creatura rientrano nella fede in quanto servono a indirizzarci a Dio. E lo stesso vale per le verità che ci sono insegnate dalla Sacra Scrittura.
Un'altra obiezione che penso che possa essere importante, così possiamo concludere la prima questione. No, è il primo articolo, la prima questione. Fede e carità, come abbiamo visto, si corrispondono. Ora, con la carità noi non amiamo soltanto Dio, ma anche il prossimo. Dunque l'oggetto della fede non è soltanto la prima verità. Qui è molto bella la risposta di Tommaso, che ci dà un'idea di come dovrebbe essere veramente il comportamento del cristiano. Anche la carità ama il prossimo, per Dio. C'è un errore di fondo molto spesso nel cristianesimo di oggi, che si trasforma in cristianesimo sociale, punto e basta. Noi ci dimentichiamo che il primo e grande comandamento è: ama il Dio tuo con tutto il cuore, con tutte le forze, con tutta l'anima, e poi ama il prossimo tu come te stesso. Qui invece stiamo facendo il contrario, anzi molto spesso si ama il prossimo e si dimentica completamente di Dio, quando poi questo è veramente amore. Ma si deve passare da Dio. Infatti la risposta è: anche la carità ama il prossimo per Dio, e quindi propriamente il suo oggetto è Dio stesso. Nel momento stesso in cui amo il prossimo è perché questo è un comandamento voluto da Dio, è perché io nel prossimo vedo il Cristo. Ma come? Quando è che mai ti abbiamo trovato e non ti abbiamo dato da bere, non ti abbiamo dato mai? Tutte le volte che non avete fatto questo al più piccolo dei miei fratelli, non l'avete fatto a me. Ecco allora che in questa prospettiva noi comprendiamo che anche l'amore è in funzione di Dio. L'amore staccato da Dio è di nuovo un tralcio senza vite, e anche se di per sé può essere qualcosa di buono, di positivo, però alla fine rischia di seccarsi. Passiamo perciò all'articolo 2. L'articolo 2 della questione numero 1 ci dice: ma sembra che l'oggetto della fede non sia qualche cosa di composto a guisa di enunciato. Rispondo brevemente: certo che non è qualcosa di composto, Dio è uno. Uno. E il Trino, di cui più volte abbiamo affrontato il mistero, lo abbiamo chiarito, spero, nella prima parte. Però noi non riusciamo, e anche questo è stato definito, infatti, ecco, questione 85, articolo 5, della prima parte, anche Tommaso fa riferimento. Noi non possiamo conoscere l'oggetto sic simpliciter. Purtroppo noi procediamo attraverso dei ragionamenti, noi procediamo attraverso delle definizioni. Quindi, quando lui dice l'oggetto della fede non sia qualche cosa di composto, giustamente Tommaso fa notare: le cose conosciute sono in chi le conosce secondo la natura del conoscente. Noi non possiamo conoscere le cose in modo semplice, ma le conosciamo in modo composto. Oggi addirittura, quando vogliamo conoscere qualcosa, dobbiamo sempre contrapporre una cosa all'altra per trovare degli scontri fittizi. Perciò l'intelletto umano conosce le cose che sono semplici in se stesse, in una certa composizione, perché la nostra conoscenza è discorsiva. È vero poi che anche in riferimento alla scienza, laddove uno ormai tiene la scienza nelle sue mani, la possiede in modo preciso e perfetto, ci sono dei momenti in cui l'aspetto discorsivo viene superato da una intuizione immediata, però per situazioni abbastanza circoscritte. Perciò l'oggetto della fede si deve considerare in due aspetti. Primo, dal lato delle cose credute, in questo caso dalla parte di Dio. L'oggetto della fede è una realtà semplice, abbiamo detto, Dio è unità profonda. Ecco perché, ripeterò all'infinito, non possiamo prendere un attributo, un aspetto di Dio e contrapporlo ad un altro, proprio perché Dio nella sua essenza è uno, non è molteplice. Secondo, dal lato di chi crede. E allora l'oggetto della fede è qualcosa di composto, perciò erano vere entrambe in qualche modo le due opinioni formulate dagli antichi.
Quindi, dalla nostra prospettiva, noi non possiamo vedere un'unità. Poi, se abbiamo anche delle situazioni di conoscenza mistica, questo è un altro paio di maniche, ma nelle condizioni normali noi dobbiamo esporre delle formule, delle regole, dei ragionamenti. Addirittura abbiamo visto nella prima parte, dobbiamo utilizzare delle analogie di attribuzione intrinseca in modo particolare per avvicinarci indefinitivamente ad una realtà che supera le nostre possibilità di conoscenza. Quindi le obiezioni vediamo subito di affrontarle. Nel simbolo che noi troviamo la formula della fede, non troviamo gli enunciati. Io già questo non l'ho capito, però, ma semplicemente io credo in Dio onnipotente. Sì, ma poi continua. Io credo nel Figlio, nello Spirito Santo, Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Quindi io non ho capito perché dobbiamo pensare che nel credo, nel simbolum, io ho solamente questa definizione. Io credo in Dio onnipotente. Vediamo la risposta di Tommaso. Dunque, il primo argomento, no, il secondo. L'atto del credente non si ferma all'enunciato, ma va alla realtà. Infatti, formiamo degli enunciati solo per avere la conoscenza delle cose, sia nella scienza sia nella fede. Perciò anche nel momento in cui noi esplicitiamo la nostra fede, andiamo al di là e non possiamo limitarci esclusivamente ad un oggetto definito nella sua essenza immutabile e perfettissima. Ecco perché dico, il simbolum non si limita semplicemente a sostenere io credo in Dio onnipotente. Boh, finito. C'è qualche cosa di più. E d'altra parte, se non fosse così, ci sarebbe da chiedere, come ho detto tante volte, perché mai scrivere tanti libri? Voi sapete che Bibbia vuol dire libri. Perché scrivere tanti libri? Basterebbe dire, io credo, Dio è amore. Buon finito, abbiamo chiuso lì. Poi c'è un'altra obiezione abbastanza strana. No, qui in questa prima questione le obiezioni mi sembrano molto facilmente risolvibili e superabili. Alla fede deve succedere la visione. Sì, un altro mondo, in un'altra situazione, un'altra circostanza, in un'altra condizione. Quindi alla fede deve succedere la visione, poiché sta scritto, adesso noi vediamo attraverso uno specchio in enigma, allora vedremo faccia a faccia. Ma la visione della patria ha di mille una realtà semplice, quale è la divina essenza. Perciò lo stesso è della fede in questa vita, ma no, noi ci troviamo in due condizioni differenti. La visione della patria, noi abbiamo in quella circostanza raggiunto l'obiettivo e quindi ci troviamo in quella pace e in quella gloria di cui abbiamo già parlato. Noi in questo momento siamo in via di pellegrini e perciò siamo condizionati dal corpo, dai sensi e la nostra conoscenza è in enigma. E proprio perché in enigma si cerca di spiegare questo enigma con un ragionamento, con delle frasi anche complesse. Vi ricordate quando facevamo analisi del periodo, principali, subordinate, eccetera, eccetera, come fa insomma Dante, sublimando questa teologia nella sua poesia di fede. Infatti, quando, dice Giovanni, si manifesterà, saremo simili a lui, ma noi non siamo adesso simili a lui, almeno nella condizione,
e non possiamo vederlo come egli è, quindi il paragone non regge. Passiamo all'articolo 3. E sull'articolo 3 io non sono assolutamente d'accordo con San Tommaso. Sembra che la fede possa poggiare sul falso. È vero che la fede, possiamo definire la vera fede, non può poggiare sul falso. Il problema è che molto spesso l'uomo, e oggi con la generalizzazione delle opinioni, l'uomo molto spesso segue con fede ciò in cui non si dovrebbe credere. Ma poi Tommaso ha molta fiducia nell'intelletto. E anche su questo io ho le mie forti riserve. Tommaso infatti dice: una conclusione non può essere conosciuta che in forza del termine medio della dimostrazione. E questo il problema, che per me le dimostrazioni molto spesso errano. Tommaso viveva in un tempo in cui si era consapevoli ottimisticamente di aver definito una volta per tutte la verità, sia nel campo scientifico, sia nel campo matematico, geometrico. Chi mai avrebbe pensato a quel tempo che ci potevano essere delle geometrie non euclidee? La geometria era euclidea. Tutto doveva essere messo al suo posto, con ordine. Purtroppo l'imperfezione umana tocca anche quella che noi amiamo maggiormente, sia nella filosofia, sia nella scienza, sia nella teologia, la dimostrazione. E a meno di credere fermamente nelle promesse di Cristo, lo scienziato, il primo, è colui che può commettere dei grossi errori. Ecco perché sono sempre stato contrario allo scientismo. Le dimostrazioni, per quanto si vogliano perfezionare e rendere perfette, spesso vanno incontro a delle variabili che ci dimostrano la loro fragilità. Quindi io pongo un grosso punto interrogativo sulle capacità intellettive. Poi va avanti, mi dice: la ragione formale dell'oggetto della fede è la prima verità. Perciò niente può essere materia di fede se non in quanto dipende dalla prima verità. Il problema, come per la ragione io ho dei dubbi in riferimento alla dimostrazione, ho dei dubbi per quel che ognuno fa dipendere la propria fede dalla prima verità. E questo disordine generalizzato è scoppiato in modo particolare con la riforma protestante, per cui ogni confessione faceva dipendere una propria dottrina da una verità che considerava infallibile, quella genuina. Rimane quindi che la fede non può poggiare sul falso. Però, se la fede dipende dalla prima verità, secondo le aspirazioni dei singoli, o su una dimostrazione che è fondamentale per una riflessione teologica, voi capite che sia la dimostrazione che questa dipendenza potrebbero in itinere formulare degli errori. Perciò non c'è dubbio, la fede genuina, la fede assistita dallo Spirito può
poggia sul vero, ma il problema è capire in che misura questa fede poggia sul vero. Ci sono state lungo i secoli degli interessi di carattere economico, sociale, nazionale, che hanno in qualche modo inficiato, hanno in qualche modo intorbidito la purezza della fede. Anche lì per la fragilità degli uomini, per la fragilità dei pastori, per la fragilità... E allora voi capite che chi crede, allora in modo particolare, tanti erano gli ignoranti che andavano dietro l'uno, dietro all'altro, formulando delle gravissime eresie, ma oggi le cose sono peggiorate notevolmente, con una gravità esponenziale incalcolabile. Per cui c'è chi ha fede in un Dio non tanto che si è fatto lui, ma che gli viene proposto in una determinata maniera. Ha fede, ma ha fede nel falso. Io sono dalla parte dell'obiezione. La fede può poggiare sul falso. Dipende da chi la predica, dipende da chi interpreta la rivelazione. Lasciamo perdere la cattiva volontà del singolo, che magari crede sinceramente, ma crede nell'errore. Parliamo dei predicatori, delle guide, che molto spesso turbano la verità. E in riferimento alla scienza, la storia ci dimostra come anche la scienza sia andata incontro a degli errori, ma dove, anche quando poi si è scoperta la matematica, perché oggi c'è chi in nome della matematica pensa di aver dato il carisma dell'infallibilità alla scienza ed è appunto lo scientismo. Non è così. Perciò qui guardo alcune obiezioni che le obiezioni però rientrano nella prospettiva integralista cattolica e queste obiezioni quindi non reggono. Il mio problema è più a monte. L'obiezione che vorrebbe sostenere il videtur, la prima è questa: la fede è sullo stesso piano della speranza e della carità. Ora, la speranza può poggiare sul falso, poiché molti che sperano di avere la vita eterna non la raggiungono. La verità è un bene dell'intelletto e in questa soluzione, a risposta della difficoltà, il problema si fa ancora più evidente, evidente ancora che nel respondeo. La verità è un bene dell'intelletto e non delle potenze appetitive. Ecco perché tutte le virtù che perfezionano l'intelletto escludono assolutamente il falso, e su questo io ho i miei dubbi. Invece le virtù della parte appetitiva non sono del tutto incompatibili col falso, che uno può agire secondo giustizia e la temperanza avendo una falsa opinione a proposito di ciò che sta facendo. Ma la falsa opinione perché ce l'ha? Perché purtroppo le virtù che perfezionano l'intelletto non escludono necessariamente il falso quando la dimostrazione o la dipendenza procede non in modo corretto. Tuttavia neppure la speranza poggia sul falso. Infatti uno spera di possedere la vita eterna non con le proprie capacità, ma con l'aiuto della grazia. E se in essa perseverasse, conseguirebbe infallibilmente la vita eterna. Parimenti spetta la carità amare Dio in tutti i colori in cui si trova, perciò la carità poco importa se Dio di fatto si trovi o non è la persona che viene amata per lui. Il problema è che noi partiamo sempre nella prospettiva di Tommaso che certe verità sono assolute e che mai nessuno, specialmente a quel tempo, avrebbe osato contestarle. Siamo nel 1200, dove con le Summe è esclusa alternativa.
specialmente come alternativa di fede. Io sono d'accordo con Tommaso in riferimento ad alternative di fede, altrimenti uno si crea il proprio percorso. Io sono convinto che c'è una promessa di Cristo, evidentemente per chi crede in Cristo, ma innanzitutto ci deve essere un atto di fede, che ha promesso l'assistenza dello Spirito alla sua Chiesa. Però purtroppo gli eventi storici ci dimostrano un'altra verità, altri percorsi. Io penso che Lutero fosse onesto, in modo particolare all'inizio, quando si ebbe la rottura, lo strappo con la Chiesa Cattolica. Poi in un secondo momento non so fino a che punto Lutero non si sia reso consapevole che era usato dai potenti tedeschi. Però è una questione che, poi qui c'è un'obiezione abbastanza singolare che si supera, è un dogma di fede credere che il sacramento dell'altare contiene il verbo corpo di Cristo. Ora può capitare, quando non viene debitamente consacrato, che là non vi sia il vero corpo di Cristo, ma il pane soltanto. Perciò la fede può poggiare sul falso, ma non può poggiare sul falso. Questa è una obiezione abbastanza elementare, perché la fede del credente non si riferisce a queste o a quelle determinate specie del pane, ma al fatto che quando il pane è sensibile e consacrato nel debito modo, il vero corpo di Cristo si trova sotto le sue specie. Vedete però che il problema è un problema a monte, non è un problema del singolo fedele che magari crede che in quel tabernacolo ci sia il corpo di Cristo e invece quelle specie del pane non sono state ancora consacrate. Il problema è un altro, il problema è di tutta la riforma che dice là in quel corpo, in quel pane non c'è il corpo di Cristo. Quel pane è semplicemente un simbolo, un segno. Tommaso non poneva neanche questa possibilità, perché c'era la certezza, la sicurezza, allora nessuno la contestava, che in quel pane fosse nascosto sotto quelle sembianze il corpo di Cristo. Quindi questo videtur, questo articolo 3 della questione prima, non entra, non rientra nei nostri parametri. Ma in modo particolare non rientra nel mio parametro che il ragionamento possa sempre, e la dimostrazione possano sempre raggiungere il vero facendo riferimento alle verità e alla luce dell'intelletto. Arriviamo quindi all'articolo 4. Sembra che le cose che si vedono possano essere oggetto di fede. Le cose che si vedono non sono oggetti di fede. Quando noi leggiamo a sostegno di questa obiezione, c'è questo riferimento che potrebbe essere il più interessante, perché gli altri poi secondo me sono dei sofismi. Il Signore disse a Tommaso: hai creduto perché hai visto. Allora Tommaso a un certo punto crede perché ha visto. Dunque una stessa cosa può essere oggetto di visione di fede. Tommaso sta vedendo al di là di quello che vede. Infatti, Tommaso cosa dice? Signore mio, Dio mio, cioè riconosce in quella persona che gli si è presentata non soltanto un qualcosa di straordinario, ma lo riconosce come Signore e come Dio. E perciò vide e credette, si limitò semplicemente a vedere l'uomo, dice Tommaso. E confessa vedendo una verità che va al di là della vista, Signore mio, Dio mio. Dunque, l'Apostolo insegna infatti che la fede è convincimento di cose che non si vedono, altrimenti che bisogno di fede ci sarebbe? Ed è abbastanza chiaro nella spiegazione, Tommaso. L'intelletto può assentire ad una cosa in due maniere: o mosso dall'oggetto, il quale può essere conosciuto con i primi principi, li abbiamo già parlato dei primi principi, no? Che la parte è minore del tutto, ad esempio,
che sa è uguale a B e B è uguale a C, anche A è uguale a C, insomma, sono i primi principi e si impongono, e si impongono in modo diretto, oppure indirettamente attraverso una dimostrazione, quindi abbiamo la scienza e quindi abbiamo le formule della scienza moderna. Secondo, l'intelletto può assentire attraverso una libera scelta volontaria. E allora, quando questo si fa col dubbio, col timore, abbiamo l'opinione, col dubbio, ma ho visto il cielo così a pecorelle, ma il cielo a pecorelle, vi dice il proverbio, pioggia a catinelle, è un'opinione. E quindi formulo questo mio pensiero col dubbio. Quando invece la scelta volontaria si formula con certezza, e senza codesto timore avremo la fede. Perciò è chiaro che né la fede né l'opinione possono essere di cose evidenti per il senso, per l'intelletto, altrimenti noi rientreremmo nei primi principi della scienza. Vediamo le altre obiezioni che lasciano un po' il tempo che trovano, però mi sanno un po' di sofismo, come vi ho già comunicato prima. L'apostolo afferma: adesso noi vediamo attraverso uno specchio in enigma e parla della conoscenza della fede. Dunque, ciò che uno crede può anche vederlo, ma no, vedere in enigma non vuol dire vedere perfettamente. Vediamo la risposta di Tommaso. La verità di fede si possono considerare due punti di vista. Primo, in particolare, e così, ad esempio, uno è trino, il dogma fondamentale del cristianesimo, e così esse non possono essere insieme oggetto di visione di fede, come faccio a vedere, ma già pensare di vedere con i miei occhi Dio, o addirittura vederne e contemplarne il mistero delle tre persone, unica sostanza, neanche da pensarci. Il secondo sta ammettendo delle cose, Tommaso, che secondo me sono al limite del razionale, secondo in generale, cioè sotto l'aspetto generico. E in tal senso, da chi crede, esse sono vedute. Infatti, costui non le crederebbe se non vedesse che sono da credersi. È un gioco di parole che non mi piace in bocca a Tommaso. Beh, al posto di vedesse, io direi se non pensasse. Questo vedere ha valore di pensare. Questa è una metafora. Vedremo anche dopo, ci sono altre metafore. Quindi non si vedono. L'oggetto della fede non si può vedere. Mentre invece possiamo essere spinti a questa conoscenza attraverso dei prodigi. Pensate quando è capitato il miracolo eucaristico più di una volta, un prodigio che ci dice: ma quello veramente allora è sangue, quello veramente è carne. L'oggetto della fede non si vede, non cade sotto i nostri sensi. Andiamo alla terza obiezione. La fede è una luce dello spirito. Ora, con qualsiasi luce si vede sempre qualche cosa, ma qui la luce è intesa in senso metaforico. La fede è qualcosa che illumina, che dà chiarezza, che spiega, che dà delle risposte, ma non dobbiamo intenderla come luce. Non possiamo scambiare la luce per la metafora della luce. A detta di Sant'Agostino, e qui non sono d'accordo neanche con Sant'Agostino, col termine vista si può intendere qualsiasi senso, ma sempre in modo metaforico. Ora, la fede ha per oggetto, sia ben chiaro, io adesso ho detto non sono d'accordo con Sant'Agostino, andiamo piano, vediamo di capirci. Non sono d'accordo di come vengono prese queste riflessioni di Sant'Agostino per interpretarle. Qui Sant'Agostino viene recuperato dall'obiezione 4 per arrivare a delle conclusioni che non stanno in piedi. Ora, la fede ha per oggetto cose che si odono. Secondo l'espressione di San Paolo ai Romani, la fede viene dall'ascoltare. Perciò la fede ha per oggetto cose che si vedono. Ma c'è un gioco di parole che sono ridicole, no? Per cui quando io vedo posso anche intendere ascoltare. E quindi se ascoltare vuol dire vedere, la fede ha come oggetto delle cose che si vedono. No, è un gioco veramente sofistico, inaccettabile. Oltretutto, la fede viene dall'ascoltare, nel senso che i singoli oggetti della dottrina provengono
dalla spiegazione, oggi diremo dei catechisti, dei sacerdoti, dei presbiteri, dei diaconi, e quindi la fede si accresce quando l'istruzione è adeguata al mistero e all'oggetto che noi vogliamo conoscere. Perciò passiamo all'ultimo articolo, il 5 di questa prima tornata della questione 1 della seconda parte. Sembra che le cose di fede possano essere oggetto di scienza, ma assolutamente no. Abbiamo detto più di una volta che la scienza si rivolge su un oggetto visibile, misurabile, constatabile, udibile, insomma, che si tocca, che si... La fede no. Comunque, vediamo la spiegazione. A detta del filo... No, San Gregorio insegna che delle cose evidenti non abbiamo la fede ma la scienza. Com'è possibile pensare ancora, dopo che abbiamo distinto la scienza dalle conoscenze a priori, iniziali, intellettive, dall'opinione, ancora pensare che la scienza si possa trovare in riferimento allo stesso oggetto e dalla parte della stessa persona assieme alla fede, o c'è scienza o c'è fede. Qualsiasi scienza dipende da alcuni principi per sé noti, e quindi visti o evidenti. Ecco perché tutto ciò che è oggetto di scienza è in qualche modo oggetto di visione. Posso misurare, posso constatare, posso fare delle prove. Poi si può andare ancora al di là, alla ricerca di Galilei, prova e riprova, ma il prova e riprova lo devo fare su qualche cosa che posso in qualche modo utilizzare, che posso addirittura riprodurre. Tuttavia può capitare che quanto è visto e saputo da uno sia creduto da un altro. Infatti noi crediamo la Trinità che speriamo un giorno di vedere, ma crediamo? E infatti, riportando di nuovo la stessa citazione di Paolo, leggiamo, vediamo adesso attraverso uno specchio in enigma, allora vedremo faccia a faccia. Allora cosa vuol dire? Che il mistero della Trinità, e io ho i miei dubbi anche sul mistero della Trinità, è colto dalle anime nella gloria e nel premio eterno. Ho i miei dubbi che sia colto nella sua pienezza. Tuttavia, Tommaso dice così. Noi vedremo faccia a faccia. E questa è la visione degli angeli. Perciò, ciò che vedono gli angeli, esempio la Trinità, non è più oggetto di scienza. Ma in riferimento a noi che non possiamo contemplare questa verità in modo diretto, questa verità è oggetto di fede. Perciò essi vedono quello che noi crediamo, e così può capitare che una cosa veduta o saputa da un uomo, anche nella vita presente, sia invece creduta da un altro che non l'ha raggiunta con la dimostrazione. E capita, no? Che noi abbiamo fiducia in qualcuno, qualcuno veramente ha sperimentato qualche cosa. L'ha veduta, l'ha constatata, l'ha vissuta e la racconta ad un altro. E l'altro ha fede in quello che gli viene raccontato, ma è la stessa cosa che capita per il bambino. La mamma premurosa che dice a Pierino: assolutamente non sporgerti dalla finestra o dal balcone perché rischi di andare a finire giù. E Pierino ascolta. Anche se non ha una conoscenza, non ha potuto leggere le disgrazie che sono capitate in questo settore sui giornali, le notizie del telegiornale, ha fede nella mamma. Quindi su uno stesso oggetto, da persone differenti, ci possono essere due conoscenze differenti, fede e ragione. Stessa cosa vale per le verità ultraterrene. Da parte di chi è già nella gloria e contempla, da parte degli angeli che contemplano e da parte nostra che vediamo ancora in enigma. Vediamo le obiezioni. Le cose che non si sanno
le cose che non si sanno sono ignorate. Io sono ignorante di fisica nucleare, io sono ignorante di inglese. Ignoro. Poiché l'opposto della scienza è l'ignoranza, in riferimento alle conoscenze scientifiche. Ma le cose di fede non sono ignorate. Timoteo, ho agito per ignoranza nella mia incredulità. Dunque le cose di fede possono essere conosciute. Ma c'è un'ignoranza di fede e c'è un'ignoranza scientifica. Sono due cose completamente differenti. I fedeli ne hanno la conoscenza, non per una specie di dimostrazione, ma perché, come abbiamo detto, vedono con la luce della fede, perché sono stati istruiti, perché sono stati confermati dai fratelli, perché sono stati alimentati dai sacramenti, perché sono guidati dai pastori. Questa è la sapienza nella fede, che non ha nulla a che vedere con la sapienza scientifica. La scienza si acquista mettendo innanzi delle ragioni, ora i teologi a sostegno delle cose di fede mettono innanzi delle ragioni, quindi le cose di fede possono essere oggetto di scienza. Dunque, la teologia, abbiamo già detto, seguendo Tommaso fin dall'inizio, è una scienza, ma è una scienza che non dipende da delle cose viste e sperimentate, ma dipende da delle verità rivelate. Ora, sulle verità rivelate si può anche procedere con delle dimostrazioni, ma è il punto di partenza che differenzia tra fede e scienza, tra verità di fede e verità scientifiche. Poi mi pare che Tommaso dica qualche cosa di più. Le ragioni portate dai santi padri come prove delle cose di fede non hanno valore di dimostrazioni, ma di indizi, e anche questa è una cosa importante. Quando c'è chi vuole vedere, ad esempio, io non sono molto in sintonia con questo pensiero, nel mondo fisico necessariamente l'impronta della Trinità è un indizio. Un indizio è anche quello che io continuo a riportare lungo la storia, laddove insisto nel, per me è qualcosa di più di un indizio, però nel sostenere che seguendo la legge divina si vive una dimensione più giusta, più bella, più serena per l'uomo stesso. Questi sono indizi veri, non sono delle proprie e vere dimostrazioni scientifiche, anche perché nel momento stesso in cui si passa dalle questioni matematiche geometriche e strettamente fisiche all'oggetto che è specificato nell'agire dell'uomo e quindi nella storia o addirittura nella sociologia o nella psicologia, le certezze si fanno sempre meno stringenti. Oppure la dimostrazione che più di una volta ci ha aiutato da parte di Tommaso, che ci vuole spiegare che certi principi di fede non sono impossibili. E poi quello che ho detto io in riferimento alla teologia. Anche la teologia procede attraverso dimostrazione, ma parte da delle verità rivelate, non da fatti che ha potuto esperire direttamente. Vediamo ancora la 4. A detta del filosofo, l'opinione e la scienza in qualche modo possono avere il medesimo oggetto. Certamente abbiamo una previsione atmosferica che ci dice che domani pioverà tutto il giorno. C'è invece il vecchietto che dice ai ai ai, ma i calli, domani pioverà. Nel primo caso abbiamo un credo che procede ad una dimostrazione e quindi dalla scienza, da una conoscenza scientifica. Nell'altro caso abbiamo un'opinione del callo, magari il callo che fa male funziona meglio della dimostrazione scientifica. Tuttavia qui abbiamo lo stesso oggetto: uno crede per opinione, l'altro crede invece in riferimento ad una convinzione scientifica.
Però poi il passaggio io non l'ho capito. Se siamo opinione e scienza, cosa c'entra la fede? Dunque anche la fede e la scienza, ma che c'entra? L'opinione e la scienza si fondano su cose che si vedono e si toccano e si possono conoscere direttamente, la fede no. Quindi non sta in piedi questa conclusione. Vediamo cosa dice Tommaso, non mi ricordo più. A proposito di Dio, uno può avere la dimostrazione, della sua unità. Tommaso è convinto con le sue 5 prove di aver dimostrato l'esistenza di Dio. Perciò scientificamente, per Tommaso, partendo dalla creatura e dal creato, si può risalire all'unicità di Dio. E, però, in riferimento alla Trinità, noi possiamo arrivarci solo attraverso la rivelazione. Ma della stessa cosa, sotto il medesimo aspetto, non è possibile che un uomo abbia la scienza e nello stesso tempo l'opinione e la fede. La Trinità sarà oggetto di fede, non di opinione, né tantomeno può essere una conoscenza scientifica. Abbiamo concluso anche l'articolo 5 e nella prossima tornata vedremo gli altri 5 articoli.